Resta solo una manciata di posti disponibili per le giornate FAI di primavera, in programma sabato 15 e domenica 16 maggio a Cremona, evento del Fondo Ambiente Italiano che promuove il patrimonio artistico nazionale. Fra i beni accessibili nella città del Torrazzo c'è un inedito, Casa Ferraroni al civico 48 di via Gerolamo da Cremona, nell'immobile dell'Opera Santo Bono. Attualmente l'unica fonte che ne documenta l'esistenza è costituita dalle pagine di Lidia Azzolini nel volume dedicato ai locali palazzi nobiliari dell'Ottocento. È un luogo mai aperto al pubblico, con pochissima bibliografia, quindi abbiamo fatto delle ricerche, però la storia è ancora tutta da scrivere. Il complesso apparentemente non è particolarmente significativo dal punto estetico all'esterno, ma una volta entrati ci sono queste tre piccole sale che hanno un'importante decorazione pittorica di gusto tipicamente neoclassico, siamo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, assegnata a Giuseppe Manfredini, che è uno dei grandi pittori attivo soprattutto tra Cremona e Brescia tra 7 e 800. Gli altri beni visitabili sono Palazzo Fodri e il Punchielli, già conosciuti ma stavolta presentati nella loro interezza, facendo tappa ad esempio in teatro, nella sala dell'orologio e in quella del lampadario. Organizzare eventi di questo tipo durante la pandemia è molto complicato, soprattutto per cercare di convincere e avere il supporto delle proprietà ad accogliere tanti visitatori. Ci siamo riusciti, la qualità delle aperture è molto alta, perché Casa Ferraroni è inedita, Palazzo Fodri viene mostrato in tutta la sua interezza con il laboratorio di diagnostica del CR Forme, la nuova galleria d'arte aperta di fronte al laboratorio di diagnostica, e il Ponchielli anche in questo caso è aperto in tutti i suoi luoghi. Sul sito web del FAI è possibile verificare lo stato delle prenotazioni per le giornate di primavera, mentre la delegazione di Cremona sta già organizzando l'edizione autunnale.